programma è semplice perché la candidatura innanzitutto è nata in modo circolo discusso, quindi mi è stata proposta, io ho accettato, tra l'altro ben consapevole che è un impegno serio, proprio perché nella Valle Peligna ci sono molti problemi da risolvere. Purtroppo il Presidente Chiodi, voi vi ricordate bene quando disse che noi in Valle Peligna non avevamo un assessore alla Regione, l'assessore regionale era lui per noi, da quel momento è scomparso e non abbiamo visto più la sua presenza in nessun modo in Valle Peligna, quindi non ci ha aiutato per nessun motivo. Diciamo, il nostro programma in linea di massima è quello che già abbiamo fatto in precedenza, perché noi ci siamo occupati comunque di temi ambientali, del gasdotto, quindi contro il gasdotto, perché chiaramente va a impedire tutto un discorso sia turistico che è una nostra vocazione, e poi anche perché secondo noi è un danno per la nostra generazione e per le generazioni future, quindi noi dobbiamo difendere questo territorio. Chiaramente in Regione il nostro programma è che la Regione, siccome fa politica industriale, perché non è demandata né ai comuni né alle province, che tra l'altro stanno scomparendo, quindi dobbiamo preoccuparci di rivitalizzare un attimo come si può il nucleo industriale di Sulmona. Dobbiamo chiaramente fare interventi grossi, dobbiamo chiedere alla Regione, chiunque di noi venga eletto, speriamo, noi lavoriamo per sé, per me e per tutto il partito, perché comunque dobbiamo riequilibrare anche i territori, Aquila, Sulmona, Avezzano rispetto alla ASL, che è stata, secondo a nostro modo di vedere, è stata fortemente penalizzata dall'amministratore, Silveri anche, quindi va riequilibrato, all'ospedale va fatto grandi interventi, vanno rimessi i primari, vanno risistemati i reparti, cioè abbiamo delle carenze, perché un presidente che dice che ha risolto i problemi della sanità prenotando un'analisi, ci sono tempi di 6 mesi, di un anno e mezzo, beh, se questo è un modo per risanare la sanità siamo tutti bravi, noi dobbiamo dare servizi efficienti alle prestazioni nel giro di un mese, 20 giorni, e non chiaramente facendo passare 6 mesi, un anno, se questo è un modo per dire che la sanità da lui e dal Presidente sta messa a posto. Quindi abbiamo tanti problemi, la Valle Peligna ha bisogno di, e deve ripartire perché è stata penalizzata anche voglio dire, fortemente dalla crisi, sia nei settori industriali, quindi nelle fabbriche, sia da altre cose. Dobbiamo ripartire, ripeto, con uno sforzo comune, però con il turismo, ma non solo sulla carta, cioè i parchi non li dobbiamo avere sulla carta. E la Regione Abruzzo, che è stata denominata la Regione Verde d'Europa, quindi va fatto uno sforzo da qui a Bruxelles proprio per chiedere investimenti, strutture, e noi dobbiamo chiaramente aprirci fortemente, diciamo già una fase iniziata, quindi dobbiamo lavorare, incentivare che i turisti arrivino alla città di Sulmona e possono godere del territorio, dei monumenti, di quant'altro. C'è molto da fare, il programma, diciamo, ne possiamo parlare tanto, ma abbiamo molto da fare.